Mario Botta non ha bisogno di essere presentato, però vorrei ricordare alcuni numeri. 600, 150, cosa significano? 600 sono i progetti che Mario Botta ha pensato, progettato appunto. 100 sono i progetti che ha realizzato e 50 indicano gli anni che lui ha dedicato alla sua onesto mestiere di architetto. Beh, sono dati abbastanza straordinari. Passare da un progetto alla sua realizzazione vuol dire vivere un momento di magia. Perché ricordo questo fatto, il passaggio dal progetto alla realizzazione? Perché è lì che il progetto viene continuamente rettificato e dove, in che spazio? Nel cantiere. Tutte le immagini che Botta proietterà ci diranno una cosa molto importante. Chi è il vero committente dell'opera architettonica? Possiamo dire la storia, perché questo ci dice il camminare attraverso una città storica europea. Vediamo edifici diversi che sono stati costruiti in momenti diversi e ci rendiamo conto delle diverse epoche. Infatti nelle città europee camminare nel centro storico vuol dire entrare nella storia, attraversare la storia. Penso che questo gesto di costruzione architettonico sia un gesto non solo poetico, proprio perché esprime una forza creativa, ma sia anche un gesto creativo che ci dà un momento, uno spunto di riflessione. E allora da questo punto di vista possiamo dire che l'opera architettonica è un'opera poetica e anche di pensiero, nella misura in cui ci aiuta a pensare i nostri progetti e a riuscirli a realizzarli. Dice Botta giustamente che non esiste, ripetendo un insegnamento di Louis Kahn, non esiste l'architettura, esistono le opere architettoniche. Ma questo vale per tutta la creatività umana. Non esiste la poesia, esistono le poesie. Non esiste la filosofia, esistono le opere dei filosofi. Ecco, questa insistenza sull'opera ci riporta al dovere di saper costruire qualcosa, di saper realizzare un pensiero, di saper scrivere una poesia. E dietro questo c'è un lavoro pressoché infinito, che è un lavoro di rettifica continua. E direi che la lezione è proprio questa. Per produrre qualcosa bisogna lavorare, come diceva Leonardo, con ostinato rigore. Allora, architettura del sacro, abbiamo cercato di, attraverso delle immagini, portare qualche riflessione attorno a questa specificità dell'architettura che parla degli spazi del sacro. Io ho sostenuto che l'architettura porta con sé l'idea del sacro, poiché il primo atto del fare architettura è quello di segnare un perimetro e quindi di separare un microcosmo rispetto al macrocosmo del mondo intero. Un altro pensiero è stato quello che l'architettura richiede di mettere pietra sulla terra, quindi di trasformare una condizione di natura in una condizione di cultura. E questi sono due segnali che mostrano come la disciplina del fatto architettonico, la disciplina che organizza lo spazio di vita dell'uomo, porta con sé una sacralità, che è quella di testimoniare delle speranze dell'uomo di oggi nel tempo che l'architettura riesce poi a vivere, riesce poi a durare, riesce poi a soddisfare le esigenze della collettività. Da questo punto di vista, quindi, vi è da un lato una risposta tecnica funzionale, ma quello che forse è più importante è la risposta in termini di simbolici, in termini metaforici, che fanno sì che l'architettura debba anche riuscire a dare un'emozione.